Ciao a tutti ragazzi, sono Leotech e bentornati in questo nuovissimo video del canale. In questo video andremo insieme a vedere un altro glitch che ci permetterà appunto di completare un sacco di sfide all'interno di Fortnite in maniera molto molto semplice. Ma quindi prima di iniziare con il video, come sempre voglio ricordare che se anche voi volete vincere skin o pass battaglia vi basterà iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un mi piace. Ma detto questo, iniziamo subito con il video. Perfetto, per completare questo glitch innanzitutto dovete andare in una partita in cui dovete avere esattamente 8 blocchi di carne nel vostro inventario. Quindi per fare questo glitch molto molto semplicemente vi basterà andare a droppare i vostri pezzi di blocchi di carne. Per fare così dovete prendere il vostro blocco di carne, lo buttate in terra e raccattate l'altro e continuate così e vi andrà a contare tutte le schede punti. Quindi ora grazie a questo glitch sono arrivato esattamente a 50, solo che voi non l'avete visto perché mi sono dimenticato di far ripartire la registrazione, però vi basterà continuare a fare così, continuate fino all'infinito, fino ad arrivare a completare tutta la scheda punti della carne. Quindi continuate così fino all'infinito e questo inizierà a contarvi tutte le schede punti. Quindi appunto, come avete visto, molto molto semplice fare questo glitch, potrete completare tutte le schede punti, quindi potrete ottenere molto facilmente 60.000 punti esperienza. Ma quindi prima di concludere con il video di oggi, subito andiamo subito a dare una piccola occhiata al negozio oggetti. Sono tornate subito tutte le skin segnali dell'eroe, molto molto carine le skin Joltara dei supereroi personalizzabili che furono fixati esattamente 2 season fa perché erano troppo forti, la skin ballerina Dynamo, la skin agitatrice, anche questa molto molto carina, la skin polarità, contraccolpo, il grande volte, tutte le altre skin supereroi, ovviamente tutti i picconi, impulso fantasmatico per 1200 V-Bucks della stagione 4, molto molto carina il mod Out West con il copyright della stagione 3 per 500 V-Bucks, la skin Marius della stagione 6 per 800, la skin esperto ricognitore è tornata della stagione 1 per esattamente 1200 V-Bucks. Quindi comunque molto molto carina. Da davanti abbiamo tutta la skin Potassius Maximum del capitolo 2 stagione 6 da 1200 V-Bucks con il dorso decorativo mantello di Potassius. Poi andiamo avanti lo piccone Gladio di Potassius per esattamente 500 V-Bucks del capitolo 2 stagione 6 di Fortnite. Poi andiamo avanti subito abbiamo la skin Oppressore da 2000 V-Bucks della stagione 10 con anche il dorso decorativo Eso Vertebre, la skin Lama Plasmatica 800 V-Bucks della stagione 10, la mimetica fuoco d'angolo da 500 V-Bucks, la skin di rapace e la skin velocità. Poi abbiamo il deltaplano bombardiere d'assalto per 1200 V-Bucks della stagione che ancora non possiamo vedere, stagione 9, ok perfetto. L'emote la Macarena è ritornata, uscita ieri all'interno di Fortnite per 500 V-Bucks, probabilmente ha shoppato tantissima gente. La skin Falena Commando per 1500 V-Bucks stavolta con anche il dorso decorativo schiena alata, skin bellissima della stagione 6. Poi andiamo avanti tutte le mod serie con, ad esempio il rinnegato, la skin il mod mulinello, le mod breakdance da 800 V-Bucks della stagione 4, le mod concentrazione pura da 200 V-Bucks, molto molto carina. Poi abbiamo tutto il bundle ovviamente dei supereroi della DC, quindi anche tutte queste cose comunque nuove. Abbiamo qua l'opzione del nuovissimo bundle pacchetto domino Dizzy esattamente da 300,99 euro, molto molto carina, della stagione 6, capitolo 2, il piccone e con 600 V-Bucks, molto molto conveniente, il pass battaglia, la crew di Fortnite e tutte le cose terminano qua. Come avete visto anche da questo video, un altro glitch molto semplice per poter riscattare appunto 60.000 punti esperienza gratuiti all'interno di Fortnite in maniera molto molto semplice. Ma quindi prima di concludere con il video, come sempre voglio ricordare che se anche voi volete vincere la skin o pass battaglia vi basterà iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, lasciate un mi piace. Ma detto questo ragazzi, ci vediamo stasera in live a castare subito la partita dell'Italia che andrà a giocare contro il Galles, quindi ci vediamo stasera.